Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Prima di iniziare questo video ci tenevo a ringraziare un mio fan su Instagram. Ho preso spunto dalla sua domanda, quindi vi ricordo che se volete farmi una domanda o propormi un argomento o qualsiasi altra cosa potete scrivermi qui sotto nei commenti oppure su Instagram, che sono molto attivo. Oppure ci sono anche i canali Telegram, profilo Twitter, pagina di Facebook, ci sono un sacco di possibilità. Qui in descrizione ci sono tutti i link. Va bene, iniziamo. Insider trading. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di compravendita di titoli sui mercati finanziari. Titoli possono essere obbligazioni o qualsiasi altro strumento. Potete trovare il video sulle obbligazioni qui nella scheda in alto a destra per voi, a sinistra per me. Quindi fare trading significa acquistare o vendere titoli, semplicemente. Questa pratica non solo è legale, ma possono farla sostanzialmente tutti, dalle grandi banche ai piccoli investitori come noi. Quindi quando si parla di trading si parla di qualcosa di legale. Quando si parla di insider trading si va su un campo illegale. Il reato di insider trading consiste nell'utilizzare delle informazioni che non sono di pubblico dominio per guadagnare sui mercati finanziari. Detta così potrebbe essere ancora poco chiara, quindi facciamo un esempio concreto. Noi siamo dipendenti di una banca e questo status ci consente di sapere alcune informazioni sensibili della banca. Potremmo venire a conoscenza di quali sono i piani futuri della banca, oppure in quali titoli ha intenzione di investire, o ancora più semplicemente quale sarà l'andamento della banca, positivo o negativo. Mettiamo che io, essendo dipendente, vengo a scoprire che la crescita degli utili della mia banca sarà esponenziale nei prossimi anni, esploderà proprio. A questo punto si potrebbe pensare con un po' di malizia di comprare un po' di azioni della banca, sapendo che andrà bene. Anche perché le azioni ti danno il diritto ad avere una parte degli utili. La tentazione di usare queste informazioni è ovviamente tanta, siamo umani. Pensate se domani venisse a casa vostra un viaggiatore nel tempo e vi dicesse: guarda, quest'anno la Champions, ne sparo una che non accadrà mai, la vince la Juve. Non me ne vogliate, amici juventini. La tentazione di puntare un sacco di soldi su quella squadra sarebbe altissima. Effettivamente, borsa e scommesse hanno questo filo conduttore che le unisce, cioè l'incertezza. Da questa incertezza può derivare un risultato positivo oppure negativo. Ma cosa c'è di negativo nell'insider trading? Guadagnare un reato? Assolutamente no. Per farvi capire, parallelamente a chi acquista un'azione, c'è chi la vende, quell'azione. Se chi sta comprando l'azione è in possesso di informazioni che l'altro non ha e che non sono pubbliche, quindi l'altro non può in nessun modo sapere che sta per fare un pessimo affare, quello è assolutamente illegale. La ragione per la quale questo è un reato è che stai andando a danneggiare chi ti sta vendendo quelle azioni per fargli fare un pessimo affare. Facciamo un altro esempio che potrebbe rendere ancora più chiara la situazione. I dipendenti di una banca legalmente in genere non possono possedere azioni della banca stessa, questo per scongiurare il reato di insider trading. Però mettiamo per un attimo che possano farlo. Io sono il dipendente della banca X e so che nella mia banca ci sono un sacco di clienti che non pagheranno i loro debiti. Per questo motivo, da qui a poco tempo, la banca andrà in difficoltà. Il mio primo pensiero, avendo tante azioni della banca, sarà venderle prima che il prezzo crolli. Ricordiamoci che il prezzo non è ancora crollato perché questa informazione ce l'ho solo io, non è pubblica. Ed ecco che, sapendolo prima, io vendo sul mercato queste azioni e chi le sta andando a comprare farà un pessimo affare, io gli farò un danno enorme. Ed ecco spiegata la gravità di questo reato. Però non ci fermiamo qui. A questo punto vi volevo parlare del mondo del calcio, in particolare del calciomercato. Precisiamo che quello che sto per andare a dire non è insider trading, però è lo stesso un reato. Come avrà sicuramente notato chiunque non abbia abitato 50 anni in una grotta, le notizie di calciomercato molto spesso sono false. Quante volte si è sentito di giocatori fortissimi che sono stati accostati a squadre che gli avrebbero dato cifre esorbitanti o cose del genere? La principale motivazione per cui queste notizie ovviamente non sono vere è come è strutturato il giornalismo attualmente. Naturalmente, per vendere tanti giornali o fare tanti click online c'è bisogno di fare dei titoloni pazzeschi, o comunque loro sono i precursori del clickbait, non ce lo scordiamo. Infatti i giornali sportivi sono stati accusati molto spesso di fare questa pratica poco ortodossa. Vendere giornali però non è il solo motivo per cui vengono create queste notizie false.
Ormai, come tutti sappiamo, le maggiori società calcistiche sono SPA, quindi società per azioni. Le loro azioni vengono negoziate sul mercato. Queste particolari azioni hanno una caratteristica peculiare, cioè la volatilità. La volatilità non è nient'altro che la possibilità di variare prezzo, anche di molto, in pochissimo tempo. E questo genere di variazione del prezzo così marcato, quando avviene? Per prima cosa, quando una squadra consegue un risultato sportivo. Ad esempio, le azioni del Liverpool, quando ha vinto la Champions, sono schizzate alle stelle. Il secondo motivo, e qui arriviamo al dunque, è quando escono delle notizie di calciomercato. Anche una notizia falsa è in grado di far aumentare di tanto il prezzo delle azioni. Vi faccio un esempio con una notizia vera. L'anno scorso la Juve ha detto di voler comprare Cristiano Ronaldo e immediatamente, anche prima della conclusione dell'accordo, le azioni della Juve sono schizzate alle stelle. Purtroppo più di una volta sono state diffuse notizie false per far aumentare il prezzo delle azioni. In questo modo, una volta salito il prezzo, si vendono e si realizza un profitto. Ovviamente però questo è un reato diverso dall'insider trading, ma sempre reato. Bene, per questo video è tutto, io spero di essere stato più chiaro possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e tutto un sacco di altre cose fantastiche. Ma soprattutto tra poco appariranno dei riquadri con le playlist e i video scorsi, che sono un sacco belli, quindi cliccateci.